Ciao a tutti, io sono Matteo e finalmente trovo un po' di tempo e mi decido di fare questo video sul lavoro che stiamo facendo sui cereali. E qui ci troviamo all'Istituto Tecnico Agrario Bovolino di Buttapietra, dove ho iniziato un po' a seminare le prime varietà con il professor Ducange e altri miei due compagni. E oggi ci troviamo nei campi parcellari della scuola. Ormai siamo in periodo di raccolta, infatti dovevano raccogliere ieri, ma probabilmente raccoglieranno domani. E qui ci troviamo all'interno di un bel campo parcellare di circa 200 metri quadri di farro monococco. Il farro monococco è una delle prime dei primi grani addomesticati dall'uomo ed è una delle varietà più proteiche, anche se meno produttive. Secondo me il pane di farro monococco è quello più buono. Però ci avviciniamo un po' ai campi parcellari che facciamo qua a scuola. Siamo partiti ormai 7-8 anni fa con le prime 7 varietà con il progetto Bionet. Fino ad oggi ne abbiamo circa una settantina qua a scuola. E i giorni scorsi sono passati i ragazzi dell'ITS. L'ITS è un corso post diploma che fanno qua a scuola di specializzazione sull'agricoltura biologica e biodinamica. Sono passati a raccogliere le 400 spighe migliori che verranno utilizzate per la risemina dell'anno prossimo. Qui proprio potete vedere la parcella un po' spoglia perché sono passati ieri, insomma. Queste qua sono popolazioni evolutive messe a confronto per vedere come si adattano nei diversi territori. Ogni parcella proviene da zone diverse del Veneto e quest'anno proveremo a fare un confronto e raccogliendo tutte le spighe, mettendoci lì a tavolino e vedere che diversità è rimasta all'interno. Qui possiamo vedere questo è un grano duro, probabilmente è Senatore Cappelli. E queste qua sono parcelline da 10 metri quadri l'una, dove raccogliamo solamente le 400 spighe migliori. Ecco, questa è una varietà particolare, interessante. Questo è il Timofevi. È un'altra, secondo me, un'altra varietà storica tra le prime coltivate. Qui c'è dell'avena. Il Polonicum, che purtroppo spighe ne sono rimaste poche. Quella qua. Il famoso grano del miracolo, chiamato non grano del miracolo per la sua ramificazione, vediamo se ne troviamo qualcuna, ma è chiamato grano del miracolo proprio perché quando si fa il pane rilascia un profumo di ostia. Vediamo. Queste qua sono molto piccole, però qualcosa si vede. Vedete proprio la ramificazione. Queste qua sono varietà poco produttive che non utilizziamo per fare pane, ma solamente per mantenere la varietà, perché è giusto mantenerla e mantenere la genetica viva. Guardate questa, è una Segale della Germania, altissima, è molto produttiva e copre veramente bene il suolo
e mi diceva il professore che loro la utilizzano, la seminano, la segale, dove hanno infestazione di papavero, perché sembra che abbia sostanze allopatiche che tenga a bada un po', le infestanti. Qua c'è una serie di varietà moderne, vedete molto più basse. Questo è lo spelta, il famoso farro spelta. Qui c'è ancora altri campi parcellari di farro monococco, anche qua, Enchidu, Terzino ed Ermanni. Noi qua in Veneto stiamo sviluppando molto il farro monococco Ermanni, questo qua. Vedete, facciamo tutti piccoli campi parcellari seminati a mano, dove raccogliamo le 400 spighe migliori. Queste qua sono varietà moderne, vedete, molto più basse. Questo le seminiamo anche per vedere il confronto, per fare un confronto anche con le varietà, le vecchie varietà. Vedete, molto più alte le vecchie varietà. Le vecchie varietà le utilizziamo non solo perché si sta sviluppando un buon mercato, ma soprattutto perché sono varietà adatte per una coltivazione biologica. Vedete, molto alte, per cui coprono molto bene il suolo, non fanno venire su le erbe spontanee, le infestanti. Hanno apparati radicali molto profondi, per cui riescono ad andare a procurarsi l'acqua molto in profondità e quei nutrienti che le altre varietà moderne con apparato radicale molto più piccolo non riescono ad andare a raccogliersi. Dopo, sono varietà che addirittura prediligono terreni poveri, è assurdo. Infatti, in terreni molto forti tende ad allettarsi. Questo è un terreno veramente povero, qua della scuola, dove per anni e anni è stata fatta chimica e si è impoverito veramente tantissimo. Però vedete come rispondono bene, vedete, vengono veramente bene. Ugualmente e non si allettano. L'altra caratteristica che ci spinge a continuare a lavorare sulle vecchie varietà è che hanno un equilibrio delle proteine molto molto stabile. Non spicca enormemente la gliadina glutenina e la glutenina che le varietà moderne hanno in quantità spropositate, ma sono stabili rispetto alle altre proteine. E questo, secondo me, è il fattore determinante che fa sì che non porti problemi di celiachia e intolleranze. Addirittura con il mix 180, è una popolazione di 180 varietà che abbiamo creato ormai 10 anni fa qua in Veneto, alcuni intolleranti riescono a mangiare il pane. Qui abbiamo qualche pianta anche di paulownia, dove verrà fatto proprio un impianto agroforestale. La scuola 4-5 anni fa era tutta coltivata a mais, frumento per fare ceroso da portare all'interno del biogas. Ma da quando è arrivato questo professore, il professor Ducange, che ha cominciato a gestire la scuola, è cambiata veramente tantissimo.
e si è cominciato a utilizzare queste vecchie varietà. Sono stati fatti diversi impianti agroforestali dove abbiamo piantato anche diverse piante, fasce boscate. Abbiamo fatto un laghetto e abbiamo impiantato tantissime varietà di mele della Lessinia. Abbiamo fatto un campo catalogo ed è stata tutta certificata biologica l'azienda, da convenzionale che era. Ecco, insomma, se vorrete passare a trovarci l'anno prossimo nei periodi di raccolta, vi aspettiamo volentieri.